Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringiloca Tech e parleremo di tutti gli accessori, gli oggetti e i dispositivi che ho sulla mia scrivania. Quindi non perdiamo tempo e andiamoli a vedere uno per uno. Io direi di cominciare dai dispositivi e partendo proprio da questi andrei su quello più utilizzato sulla mia scrivania, il mio computer. Per questo io mi affido alla casa Samsung, un portatile da 15,6 pollici con processore Intel Core i3 e 4 GB di RAM. Come potete vedere lo appoggio qui al muro e lo collego al mio monitor e alla presa di corrente tramite questi due cavi che passano qui dietro, mentre quest'ultimo adattatore è per il Bluetooth della mia tastiera. Adesso passando avanti, vicino al mio portatile troviamo la mia stampante. Io per questa mi affido ad HP ed è una DeskJet 370A, una stampante wireless ed e-print. Davanti a questa troviamo il telecomando per il controllo remoto dei LED. Questo tramite un controllo touch va a regolare i colori, i giochi di luce, l'intensità, spegnerli ed accenderli. Passando adesso ad una zona più centrale troviamo il mio tablet. Io per questo mi affido alla casa Apple come la maggior parte dei miei dispositivi mobili e utilizzo un iPad mini di prima generazione. A fianco a questo troviamo il mio salvadanaio con il mio coltello per andare ad ammazzare gli zombie. Ovviamente scherzo, è il mio coltello classico per gli unboxing che vado ad inserire all'interno dell'ingresso delle monete del mio salvadanaio e fa anche un po' da pendolo all'interno di questo. Andando adesso al discorso del mio portatile, tramite quel cavo HDMI che prima vi ho fatto vedere che va a passare sotto la mia scrivania per poi andarsi ad inserire nel mio monitor, un monitor da 22 pollici con tecnologia LED Full HD. Continuando a parlare del mio portatile, io a questo vado a collegarci tramite Bluetooth il mio mouse, ovvero un Logitech MX Master che mi aiuta tantissimo in fase di montaggio. Oltre a questo, sempre tramite Bluetooth vado a collegarci il Magic Trackpad per le gesture che ho installato all'interno del mio portatile. Oltre a questi due dispositivi di puntamento utilizzo due tastiere, una collegata tramite Bluetooth al mio iPad o al mio iPhone e l'altra collegata tramite adattatore Bluetooth al mio computer. Questa tastiera sinceramente non so nemmeno di che marca è, l'ho moddata io creando questo effetto sfumato dal bianco al grigio e per il momento fa il suo lavoro, dovrò sicuramente effettuare un upgrade, però diciamo che va bene così. Dato che con il mio portatile riesco a streamare lo schermo della mia Xbox One S che è in un'altra stanza, utilizzo per le mie sessioni di gioco prolungate in quest'altra stanza il joystick della Xbox One S appunto, che va collegato tramite Bluetooth al mio computer direttamente, senza cavi o adattatori vari. Continuando a parlare dei dispositivi che collego direttamente al mio portatile, non possiamo parlare del mio impianto surround. Io per questo mi affido alla casa JBL e ho un 2.1 con un subwoofer piazzato al di sotto della mia scrivania e controllo del volume a sfioro. A sinistra di tutto ciò troviamo il mio iPhone, appoggiato su un poggiatazza dell'IKEA che vado a sostenere tramite un... No, questo non ve lo dico. Passando ancora avanti, a fianco al mio iPhone troviamo la lampada al sale che sono andato stesso io con piccone e il mio coltello a scavare all'interno di una galleria. Ovviamente scherzo, questa lampada se volete vedere l'unboxing lo trovate all'interno del mio primo vlog e come potete vedere lì dietro in tutto il mio cable management esce solo l'interruttore per accenderla e spegnerla. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Come avete potuto vedere, vi ho mostrato praticamente tutto quello che ho sulla mia scrivania, a parte quest'angolo. Quindi, partendo proprio da qui, troviamo delle cover per il mio iPhone. Una è la classica cover in pelle della Apple, l'altra una semplicissima cover di silicone nero. Andando avanti, troviamo dei cavetti per ricaricare i miei dispositivi. Ancora un cavetto, questo per i dispositivi Lightning, che vanno alimentati tramite questo adattatore e il mio power bank. Poi troviamo le mie cuffie della Apple. Ragazzi, appunto stanno arrivando le Apple AirPods, quindi preparatevi per un video dedicato qui sul canale. Troviamo un telecomando della Logitech per le presentazioni PDF che utilizzo al lavoro, un Kindle per leggere dei libri, lì dietro ci sono degli occhiali
E adesso passiamo all'ultima parte di questo video, ovvero il reparto videomaking fotografico. Per le foto, qui ho una Zenith E che fa delle foto davvero fantastiche ed era una delle migliori all'epoca. Poi troviamo un action cam e infine troviamo la reflex della Canon, una 1100D, magari vi lascio una clip qui da qualche parte. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video e quindi adesso passiamo a me. Ed eccoci qui ragazzi, finalmente siamo arrivati alla fine, mamma mia che faticata mi avete fatto fare. Quindi per ringraziarmi di tutto ciò vi raccomando commentate qui sotto e lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Inoltre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter. Ma noi ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube domenica prossima.